Ah, è lei ragioniere? Sì, stavo cercando delle fatture. Io pure stavo cercando di far passare ste scatole da sta fissura per risparmiare le scale. Ah, bravo, ingegnoso. Non gliela faccio più. Non vedo l'ora di andare a fare sta gita premio in Grecia. Invece oggi ho tutte ste scatole da consegnare. A chi le devo consegnare? Al Monnezzaro. Come al Monnezzaro? E capirai, 600 bicchieri di cristallo, te ci sei seduto sopra. Beh, ma quanto possono costare 600 bicchieri? Niente, un milione e mezzo, 1,8 milioni. Un milione e mezzo? Ti sei giocato la gita in Grecia. Ma non ti preoccupare, Angelo, ci penso io. Commendatore, praticamente così li abbiamo eliminati tutti. Ma come li abbiamo eliminati? Ragioni, ma che li abbiamo fucilati, li abbiamo uccisi, ma che dici? Ma come, è una gita premio per i suoi dipendenti e lei non ci porta nessuno. E beh, che significa? Sono io il padrone e decido chi devo venire. Non ci porta nessuno. Ormai il boom è finito, siamo allo sboom, è chiaro, soldi non ce ne sono, non posso portare a tutti quanti. Chi viene? Chi siamo? Siamo io, lei, la sua signora. La mia signora, mia moglie? Sì, sua moglie. E serve? Dica lei, per farle vedere le bellezze della vedere? Grecia. Ma che vedere, ragioni, quello non vede niente. Vabbè, quando siamo là ce lo spieghiamo a voce, va, Poi chi viene? Poi ci sarebbe la signorina Angela. Ah, mi dispiace, ma la signorina Angela... Non viene. No, la signorina Angela non si discute proprio, deve venire. Giusto. Come faccio senza di lei? Magari non viene lei, ma la signorina... Io non vengo. Non viene? No, dico, non vengo. Non viene, non viene. No, viene. Vengo. Ah, ecco, viene. No, siccome le ha detto io non vengo, Ah, ho detto che non vengo. Non viene, ma la signorina Angela deve venire assolutamente. Certo. E la mia segretaria, come faccio? È permesso? Che disturbo? No, vieni, squarciarelle, vieni. È arrivato, Eccomi, non è arrivato. Lo sapevo. Si disturbo. Non disturbi, no. Si disturbo. Non disturbi. Ragioni, mi raccomando quella nota, Non si preoccupi. Chiudiamola là, Senz'altro. Avanti, su, che c'è? Si è sparsa la voce che tu non mi vuoi portare in Grecia! Stai zitto! Non ti permettere di gridare così, hai capito che poi il personale può sentire? Che figura mi fai fare? Che è sta confidenza? Ma perché ti devo portare? Ma chi sei? Ma che mi appartiene a me? Come chi sei? Siamo quasi parenti, io sono stato fidanzato 10 anni con tua sorella. Che mi avete sedotto e abbandonato. Ma fammi il piacere, ma che sedotto e abbandonato? Quello si è sposato con un altro, tiene pure 4 figli. Ti ha sempre schifato, hai capito? Non ti posso portare, non ti posso portare in Grecia. E sai perché? Perché non devi venire. Lo so io perché non me lo porta in Grecia. Ma perché? Sentiamo. C'è paura che faccio la spia che quando con Angela... Ma che dici? Quando che cosa? Quando con Angela... Non ti permettere, sai. Non ti permettere. Io lo dico a tua moglie. Stai zitto. Io lo dico a tua moglie. Zitto. E va bene. Sì, signore, vieni in Grecia. Hai debiti? Quale debiti? Ma come quale debiti? I debiti che tieni con la ditta. Tu tieni 3 milioni di debiti con la ditta per tutta la roba che scassa. Come la paghi il debito? Come la paghi? Quello lo pago in 6 mesi lavorando per la ditta gratis. 6 mesi? Io lavoro 60 anni, io lavoro 60 anni. Per i debiti c'è sta un sistema, ce li giochiamo a testa e croce. Vabbè, giochiamocela a testa e croce. Che poi, testa o croce? Croce. Hai perso. No, non fai fesso, che? Fammi, dai. Lo faccio io. Vuoi tirare tu? Sì, lo faccio io. Ti faccio vedere. Testa o croce? Croce. Ho vinto un'altra volta. Va bene. Tu sei la mia rovina, la mia rovina! Vabbè, vieni in Grecia. Cucù! Oddio mio, sei tu. Quanto mi dispiace, gustarello mio. Ma hai fatto pian corpo. Eppure tu mi stava a preoccupare. Un'ora che ti stavo aspettando qui e tu non arrivi. Beh, va, ti ho preparato pure la colazione. Zietta bella, come farò a stare una settimana lontano da te? Stella del firmamento. Guarda un po', un bel cappuccino caldo, eh. E poi non ti preoccupare, una settimana passa presto, sai. E zia tua sta qua e t'aspetta. Ma che fai, ti metti a piangere? E così mi fai piangere pure a me. E zia t'aspetta. Lo sai che ti voglio bene. Oh, gustarello mio, quanto ti vuole di zia, tutti presto, sono pochi giorni. Ma che te piagni, è stato il cappuccino che mi ha bruciato tutta la lingua. Oddio, quanto mi dispiace, ma guarda che t'ho preparato, sto pacco da portare in viaggio. Bella zitta, che ci ha messo i panini per viaggio? Giusto, c'ho una fame. Aio, aio, ma che ci ha messo i coccodrilli qua dentro? No, mo te spiego. Ci ho messo una bella piantina di cactus per il povero zio. Tu vai e rodi e gliela porti sulla tomba di quella povera anima benedetta, Del zio. Il povero zio. Michele mio. Allora. Senti un po'. Ci avessi 50.000 lire spicce, zio? Penso di sì. Spicce, ce ne avevi spicce. Eccole qua, tieni. Una, due, tre, qua.
Oh, giusto, giusto, va, non ce l'ho più. Grazie. E mo me le dà intere, però. Che? Non me le dà intere. Sono finite intere, non si trovano più. Ciao, scusate se ho fatto tardi. Tanto il principale ancora non è arrivato. Non c'è, come mai? Che ne so, la moglie si sarà persa occhiali. Mi date una mano per i bagagli? Mi scusi, ragioniere. Ragionier Pistilli, passi dall'altra parte, io le apro. Ce la fa? Ecco questo. No. Ah, ah, Augusto, ma che fa? Mi credevo che era una valigia. No, ogni scusa che è buona. Gli porto questa. Sì, portiamo i bagagli al furgoncino. Ecco, sta arrivando un taxi. Ah, è il commendatore con la signora. Ah. Meno male, altrimenti perdevamo l'aereo. Buongiorno, paga tu il tassì, Come va? Bene, come mai questo ritardo? E mia moglie non trovava gli occhiali. Ah, ho capito. L'avevo detto. Bene, noi siamo... Prendi le valigie, vai. Io già so carico. E ti scarichi, prendi le valigie. Capite, come va? Va che piacere. Bene, grazie. E lei come va? Buongiorno, signora Pedoso. Ecco, eccola qua. Siete lì? E sì, dove andavamo? Sì. Stiamo aspettando, no? Ti aspettiamo. Cominciamo bene. Si è fatta male. Ragionier, non si preoccupi, siamo assicurati. Siamo assicurati. Sì, contro i furti, gli assassini, la grandine, tutto. Facciamo scattare l'assicurazione. No, non mi sono fatto niente. Ah, non si è fatto niente, benissimo. Allora vogliamo andare? Bene, vogliamo andare. Tutti al furti. Sì, al furti. È possibile che mi facciate in piedi? Fate di passione, via! Ma disgraziato! Basta mettere le valigie, sì. Vogliamo andare? Sì, andiamo. Augusto, ma porta le pene, devo rimanere a Roma, Ho una paura dell'aereo, è la prima volta che volo. Ma quale paura, ci sono io? Signora Fedora, venga presso a noi, è qui il pulmino. Sì, sì, grazie. Ah, eccolo! Come sono emozionata! Ma ci vedono tutti? Enora, ma dove ti sei? Ma lei non è Peppino? No, sono Peppone e me ne magni in un boccone. Capone! Oh, ma chi t'ha cercato? Ecco, Augusto, devi girare da quella parte, ecco. Ma com'è andato? Scusi, c'ho la mano indipendente. Ma che te butti? Quello è il cactus che devo portare oggi sulla tomba del zio Michele. Ma buttatevi voi di sotto. Arriva all'aeroporto di Atene ore 10:45, colazione ore 12:15, ore 13:10, caffè, è tutto programmato allora. Visita in città ore 13:30. Ma che sta a leggere? Un bollettino da guerra? 25. Questi sono gli orari, bisogna rispettarli. Oddio, il cactus è del zio! Il cactus è del zio! Augusto. Andò a finire, ce l'ha metropolitana! Ma vai! Ma guarda sto scemo, ma vai, sparisci! Ma che farsi male? Ma che deve farsi male? Che c'è? Augusto è cascato nel tapis roulant, signora. Sì, lo so, l'ho visto, sa? Lo so che l'ha visto. Sono proprio contento che lei ha accettato questo mio accadimento, l'ha accettato. Ma forse preferiva restare a casa, dica la verità, eh? No, si figuri. Che gioia. Lei è molto carino, davvero gentile. Disgraziata! Le ha fatto male, commendatore? Non lo so, vedo un po', vede. Of Caristos, gruppo italiano? Sì. Tutta roba sua? Come? Va bene, vada. Grazie. Niente da dichiarare? Io niente, solamente che c'è quel signore là, Grassi, che c'è un pacco in mano sospetto, che è meglio controllarlo, eh? Va bene, vada. Niente da dichiarare? No, niente. Peppino, vieni, non vedo l'ora di vedere Atene. Io sono libero stasera alle 7. Io no. Lasci il pacco, prego. Questa me l'ha data zia Matilde per portarla a zio Michele. No, lasciala, no, questo resta lasciala qui. Sa. Questo resta qui. E che gli porta zio Michele? Lasci il pacco, lasci il pacco. Come si mettono una divisa, chissà chi se credono da esse. Arrivederci, colonnello. Ah!
signore? Io ho già controllato, controlli lei. Mi ha fatto male, commendatore. Che fa? Butta il cactus da zio. E che gli porta zio Michele? Portaci questo, va, andiamo, sì. Andiamo. Eppure questo, cammina, disgraziato. Ma stiamo a posti a quel soldato. Ecco a sinistra l'arco di Adriano, ed ora alla vostra destra il Palazzo Reale. E dietro di voi e alla vostra destra il famosissimo stadio dove si svolsero le storiche Olimpiadi. Ora stiamo per giungere una delle più belle piazze di Atene, Piazza Omonia. Attenzione, alla vostra destra il Museo Nazionale di Archeologia. E alla vostra sinistra, finalmente, l'Acropoli, uno dei più famosi e antichi monumenti del mondo. Ancora a destra l'Università di Atene. Infine fate attenzione ai punti caratteristici che andremo a vedere. Alla vostra sinistra, a destra, a sinistra, a destra, a sinistra, a destra, la chiesa di San Nicola. A destra, la chiesa di Sant'Andrea. A sinistra. Svelti, scendete, 10 minuti di sosta. Forza, svelti, scendere, andiamo, di corsa. Sveglia, sveglia. Soltanto 10 minuti, poi ripartiamo immediatamente. Ah, ecco, scendiamo, va. Andiamo, va. Sì, sì, andiamo, sono 10 minuti. Andiamo a visitare la città, cara. Faccia attenzione. Sì, sì, vedo. Il ragioniere mi dia il braccio. Sì, ma poi me lo Angela, dico, attenzione, Angela. Sì. Andiamo. Che mareggio sto pacco che c'è sta la colazione mia. Certamente. Grazie. Ecchi me! Ho fregato sto mio gran gnotta! Io ho l'arma segreta! Ma che sto viaggio è organizzato dall'SS? Dillo al commendatore, con i soldi che mi ha dato mi sono dovuto accontentare del giro più economico, eh? Ma che a Rodice andiamo col partito? C'è una nave bellissima e c'è pure la piscina, da vedere che è! Dai, andiamo, sennò ci perdiamo! Ci stava. Ma che ci stava? Ma che non hai visto che è un manichino, cretino? Posta insieme a me. Sì, è carinissimo. Oh, senti, compriamo qualcosa? Sì, dai. Noi entriamo un attimo, ci aspettate, Andiamo qui al bar. Ci andiamo a prendere un caffè. Ci vediamo dopo, va bene? Sì, andiamo a prendere ci vediamo dopo. E quando ci vedo? Andiamo a prendere un caffè. Andiamo, andiamo, ragazzi. Sa quanto ci metteranno, vero, commendatore? Carine queste cose, eh? Ti piacciono, Fedora? Sì, però preferisco qualcosa di più colorato. Beh, questo lo prendo. Ah, è carino, ma poi il commendatore cosa dice? E ne prendo uno anche a lui, no? Fedora, ma questo è il venditore. Scusi, mi fa vedere qualcosa? Maestro. Posso provare qualche camicetta? Lei provi, provi pure. Ecco, signorina, questo vestito è molto bello. Vediamo un po'. Sì, 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 mi piace. Che ne dici? Ah, è molto carino. E dove posso provarlo? Prego, signora. Di là. E io dove vado a provare? Lei di là. Che succede? Permessa? Permessa? Oddio! Oddio! Andiamo a fare il bagno. Ecco. Lo facciamo, eh? Certo. La prendo io. Qui c'è la piscina. Oh, salve, commendatore. Lo fai il bagno? Dopo, dopo. Ragioniere, Augusto, ragioniere. Ragionier, Augusto, scusate, permesso, vi volevo dire una cosa. No, una cosa, voi mi dovete fare il favore, la dovete smettere di stare appressataggio. È chiaro, no? Io ho cacciato i milioni, Ma commendatore, io vorrei... Ma che vorrei, che vorrei? Avanti, sentiamo. Ma io sono giovane, scusa. E io sono ricco. E io che so? Tu sei uno stronzo. Questo sei, avanti, sedetevi là, su. Avanti, avete capito, no? E non vi dovete muovere, e non la dovete nemmeno guardare, se no vi scecco gli occhi. Alla cuccia. Commendator Zerboni. Eccomi. Vengo subito, prego. Ho messo vento, mi ha messo una fame. E tu c'hai sempre fame, mi sembri in Biafra Party. Cameriere! Ammesso.
Senta un po', si potrebbero avere due panini? E come a pola, paesacchio, cotopolo, psale, insalate, sotto i teletti. Per sto. Che me frega come state? Io ho una fame che non ci vedo. Mi ha detto come sto. Ma che cosa? Droga, droga, te sistemo io a te. Io sono ricco, 10 milioni qua, 10 milioni là. Ma che fa ragione, parla da solo. Sto ripassando i conti, e poi a te che te frega. Lei è pure un maleducato. Ha parlato il duca di Windsor. E mo con questo che ci faccio? Giovanni, io ti ringrazio per questo viaggio, anche se mi potresti portare in crociera un po' più spesso. E qui lo sanno tutti che io ti porto la frutta, eh. La frutta? E che allora? Oh, dico, ma hai portato due cassette così. Lo sai quanto è grande questa nave? Quanti passeggeri porta? Ma questi mangiano, sai? Scusa, la frutta. Ma Giovanni, tu lo sai il motivo per cui faccio questi viaggi? Allora... Io devo sposare una bella e coi soldi. Addio, caro, tu sei proprio un illuso. Tu al massimo puoi trovare una vecchietta brutta coi soldi. Se no, tu non ti sistemi mai. Ma quale vecchietta, ma quale brutta? Ma che... Ma una giovane bella coi soldi se vi apprendo a te. Ma sì, buono, no? Ragioniere, che può favorire? Ma pensi sempre a magnare, io c'ho i conti. Sempre i conti? E il commendatore sta qua, Angela, almeno non pensiamo a magnare, no? No? Io c'ho i conti. Qui. Sempre i conti. Oddio, cussa via, brutta bestiaccia. Me se sta a mangiare tutta la roba. Cussa via. Me se sta a mangiare tutta la roba. E faceva bene, povera bestia. Ma chi io? Ehi, Giovanni, vieni. Guarda che bella ragazza che c'è. Ah, hai ragione, proprio bella. E allora? E questa c'ha anche i soldi, vuoi scommettere? Questa c'avrà i soldi, ma non è per te. Questa è buona. Vuoi scommettere che me la piglio? Ma che vuoi scommettere se non c'è una lira? Che vuoi scommettere? Una cassa d'aranci. Due casse di peli e una d'aranci. Ecco qua, ecco. Ma come non attacca sta crema? Il sole è forte. Io oggi. Vado in cabina. Vai, vai. Oddio, mia moglie. Pedone, non sa nuotare. Pigliate qualche cosa. Mi salva, ci penso io. Ci canto tu. Via la mamma. Si accorga qui. Operone. La prenda! Molla! Molla! Molla, ma che faccio? Tiro o mollo? Tira! Che devo fare? Tiro o ammollo? Tiro o ammollo? Ammollo o tiro? Commentatore! Ma che fa, linguaggio? Molla, cretina! Io mollo, io la faccio. Io tiro, commentatore, io tiro. Sto tirando, commentatore. Stia tranquillo. Io tiro. Gli facciamo la respirazione bocca a bocca. Che ne dice Augusto? Sì, sì. Che? Che hai fatto? Le sto dando l'ossigeno. Che? Ci ha mangiato pure la seconda. Mi permette, scusi? Sì? Io sono il principe Omar Abul El Tariq Shaf Ali. È proprio un principe. È uno sceicco di quelli veri, del petrolio. Oh, non mi parli del petrolio. Quel liquido schifoso, tutto pieno di puzza. Io fuggo appena posso, in cerca di cieli limpidi, di profumo di zacari. È anche principe? Ma certo. È un principe. Ah, sì? Permette? Onoratissimo. Commendatore Giuseppe Zerboni. Arrivederci, va. Arrivederci è il suo cognome? No, no, dica arrivederci. Lei se ne va, no? Senta, principe, lei scende a Rodi? Oh, sì, devo trattare un piccolo affare con il turco Kemal. E chi è Kemal? È un grosso personaggio della comunità turca in Rodi. Ah, sì? Ha le mani un po' qua, un po' là, le mani dappertutto. Ah, c'ha le mani dappertutto. Perché non vai a vedere un pochettino di là se c'è... Fedora? Fedora, sì. Sì, certo, vado. Tanto noi ci rivediamo, loro principe. Ah, certo, arrivederla. È una bella ragazza. Sì, sai come diciamo noi da nostre parti? Come un fiore nel deserto. È mia figlia. Sa come diciamo noi dalle nostre parti? Sposa e voi dei paesi tuoi. Ammucca. Piano piano, signora. Attenzione che si scivola qua.
andiamo. Ragioniere, attenzione a mia moglie. Ragioniere, commendatore. Venite su. Ragioniere, dove andate? Che è sparito, non si è trovato più, non lo so. Se n'è andato a finire quello. Vieni qua, cara, vieni. Ecco qua. Mettiti qua e non sì, ti muovere. Carrozzella. Ma quale carrozzella? Il tassì. Ma il ragioniere dove è andato? Ho visto che si è fermato in farmacia. E che è andato a fare? Eccolo. Ma ragioniere, mi dove scusi, sei cacciato? Commendatore, sono andato a prendere certe pillole per il mal di mare. Ma che mal di mare se stiamo a terra? E a me solo l'aria mi fa male. E poi stasera dobbiamo brindare. Ma che brindiamo con le pillole? Eh sì, perché stasera brindiamo. Sì, vabbè, brindiamo, adesso andiamo. Sì. Andiamo. Sì, andiamo, andiamo che si fa stare. Vieni, caro. Com'è bella, Rodi. Ora potete ammirare il porto che ospita gli yacht di tutte le nazionalità. E subito dopo noterete la zona dei pescherecci. Mentre sulla vostra sinistra vedete le mura merlate della città vecchia. Incontreremo poi l'arco Michelossandros che immette nella piazza del Museo Ellenico. Ma tu le vedi tutte ste cose, Fedora? No, e l'ho studiata a memoria sulla guida prima di scendere dalla nave. Ah, voleva dirci, l'hai studiata. Io passo in portineria a prendere le chiavi. Ah, senti, oh. Scusa. Niente. Andiamo al bar a bere una cosa, ti va? Sì, ma prima vorrei darmi una sistemata. Senti, tu che ci vedi, sai dirmi dov'è la toilette? La toilette? Ecco, guarda, è laggiù, vedi? Grazie. Bello. Hello? Bello. Bello. Disgraziato, ma qua si mette la valigia, sì, qua si mette. Stiamo pari con lo schiaffo dell'aeroporto. Roma-Napoli 1-1. Roma! Cia-cia-cia! Roma! Good morning. Scusate tanto, è un beduino. Quale sarà? Che faccio? Ah, e io seguo la signora. Tu devi stare attento, non devi rompere. È il caso, ragioniere. Sì. Ragioniere, scusate, vi volevo chiedere una cosa. Come ci siamo? Allora tutto sistemato. Per la signorina Angela, per lei, la sua signora e per me ci sono tre ottime stanze al secondo piano. Ah, bene, bene. Quella specie d'uomo là, dove quello l'abbiamo mandato all'undicesimo piano. Ah. E poi il ristorante sarà in un tavolo appartato. Ho parlato con il medico. E vabbè, non esageriamo. Ragioniere, sì, un tavolo appartato. Mica è un cane quello. Chi è? No? Oddio, Tu padre mi sei mangiato tutta la roba sulla nave. Chi è? E lo so, ma scusa, abbi pazienza, è da mezz'ora che stiamo a tavola. Sei sempre la solita cafone. Devi scendere subito. È che non possiamo più aspettarti. Come? Non trovi la porta? Come non trovi la porta? E come non c'è la porta? Io per dove uscivo, scusa? Ma sì, sì. Piano piano, con la mano la trovi la porta. Vabbè, quando la trovi vieni. Che ci posso fare, scusa? Scusate, è mia moglie che non trova la porta. Ma c'è la porta. E io come uscivo allora? Certo. Non è possibile, chiedo scusa. Si immagini. Prego prendere. Sì, non bella. Me, l'aperitivo. Ok. Ma non toccare. Perché? Penoliva. Era meglio grazie. Se mangiava in un tavolo a passi. Sì. Grazie. Sì. Grazie. Facciamo un brindisi? Sì, come ma no. Così, subito. E chi aspettiamo? Cin cin. Cin cin. Cin cin. Ma che cos'è? È l'aperitivo, ragione. Ma io già c'ho fame. Meno male che c'è il commendatore che conosce i piatti locali. Sono obbligato di te. Oh, mi scusi. Qua si mangia bene, avete fatto bene a fidarvi di me perché è una cucina molto particolare. Speriamo che sia pure abbondante. Anche se le porzioni qua sono un po' abbondanti, si può mangiare tutto perché non si ingrassa. Davvero? Ma come? Ma com'è? Il sediano lì. Ma com'è? What's going on? Sono sassolini, in sediano. Ma Augusto! Ragioniere. Grazie. Augusto, dammi il piccino. Che?
Ma che? Calabicchieros. Calabicchieros. Quanta roba. Questo sì. Si mangia poco perché roba si intende. Sì. Cacarellis. Change. Assaggiamo. Sì, assaggiamo. Commendatore, ma questa che roba è? E che ne so io? Come che ne sa? Lei era così informato sui cibi locali. Sì, è roba greca. Roba che mangiavano gli antichi greci. Sì? Ma che? Carciofolos. È sicuro? Scusi, commendatore, è stato lei che ci ha portato qui in Grecia. È buonissimo. Che profumo. Secondo me anche i carciofi devono essere buoni. Ma che dici? Lo sai che a me i carciofi non mi piacciono. A me i carciofi non mi piacciono. It's terrible. Would you mind keeping your dinner to yourself? È buono? It's crazy. Sono carciofi volanti. Acts like he's done me a favor. Down, kind of sit down, don't anyway. Get nervous. Mine. Vado in cucina a prendere un po' di bicarbonato. Mi scusi, commendatore. Mi scusi, signorina. Ma tu riesci soltanto a combinare dei guai. What kind of waiter are you, anyway? Get that towel away from me, will you? Just that. Senti, bella cocca, come ti chiami? Amina. Amina. È un po' di tempo che ti sta guardando. Ti vorrebbe dire una bella cosa, ma qui non mi viene. Dammo qui te chiedo un posto appartato. Vieni. Mi mangi al manicomio. Vieni. Vieni. All over my ora brand new shirt, all over my... Amborone tu casariso. I don't understand. I'm just a tourist. What did I do to deserve... Peppino! Eh? Non dovevi insultarmi. Il cafone sei tu. Beh, che fai? Non reagisci? Che schifo, sei tutto sudato. Lei mi ha proprio rotto il coglione, lady. Guardi che quella è mia moglie. Ah, sua moglie, eh? Ragioniere. Cammino, ma come devo fare con te? Che figura. Peppino. Che figura m'hai fatta fare. Che fai? Bevi, dalla ragioniere che ne ha più bisogno. Bevi, ragioniere, bevi. Ecco. Va meglio? Ecco, ma non va meglio, mo. Com'era amaro. Di chi è questo vino? Come di chi era? Era il vino che stava nel mio bicchiere. Sì. Oh, no. Oh. Come no? Stava nel mio bicchiere. Oh, no. Povero ragioniere. Un altro poco, diamoci un altro poco. Beva, beva. No. Beva. Lasciami fare. No, qui non potere. Lo vogliono. Ma che te frega, non vedi che bella pancetta? Calda, morbida. Gli darei un bel bacione a sta pancetta. Ma ti ho detto che non potere. Si viene capocameriere, mandare via a me. Dai, su. E va bene, ma facciamo presto, eh? Voi italiani tutti uguali. Bravo, adesso te sfatti che io intanto gli do una bella grattatina. Senti che pecorino, ho portato da Roma. Lo sai quando ce l'avete un pecorino così? Anzi, andiamo a far vedere qui, spaghetti tante volte si scociano. Na mamina. Se piace il salato scoriato che si ha messo. E permesso? Permesso. Adesso buttaci la pancetta con delicatezza e amore. Ecco, così, con delicatezza e amore. Ovo, con delicatezza. Bella vita. No, mamina, vi ammetto il pecorino. Scusi, che cazzo di groppa. Mettere il pecorino. Mettere il pecorino. Metter pecorino. Pare che ha pagato te. Voi in Grecia non sapete mangiare, la carbonara è un sogno, ha capito? Assaggiene un po', assaggiene un po'. Senti un po'. Com'è? 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 Buona. Ah. Eccoci qua. I capelli. I che bella pelle, ecco qua pelle liscia, ecco qua tutto a posto, tira, ecco adesso il profumo, tarina, guarda che schifo, tira, che
chi sta su, chi ci stava? Ecco qua. Niente, bravi, niente, attaccarsi. Ecco, cappello. No, ne prende cose. Guarda che proprio una palla di biliardo sta capa mia, guarda che niente da fare, niente. Vabbè, così. Guarda come sono venuti belli ardenti, belli ardenti. Trevalaca, brava, vale di orniame patate. Belli. Assaggiano due. Vale una cefalo in maionese. Senti che bella carbonara. Ma quale cefalo alla maionese, il pollo alla flanflò? Qui si fa della carbonara, i clienti mentre fanno a cazzotti. Ti sinveni, di là ci sono tutti i clienti che aspettano. Stanno a mangiare la carbonara che ho fatto io, piedene due pure di così te sadrizzini i baffi. Simpatico tuo amico, ricorda tutto mio primo amore. Ma che mangiava come me? Di più, e poi facevamo tanto amore. Tu fai tanto amore. Ma vattene a fanculo. Ecco qua, tutto è pronto. Ecco. Ah, il sonnifero per mia moglie, così dorme tutta la notte. Ecco qua. Fedora! Ah! Peppino, non t'avevo visto. E quando mai mi vedi? Tu non vieni manca un elefante. Ma che fai in giro? Che fai? Mo ti bevi un goccetto così te ne vai a letto tanto bella, eh? No, ma lo sai che non bevo, eh? E poi per me sarebbe micidiale. Appunto, dico, ti metti a letto e riposo. Sono venuta a cercare il termometro perché quel povero ragioniere c'ha un febbrone. Ma lo sai che trema tutto, è scotta. E vabbè, ma che ti importa del ragioniere? Lo cambiamo, ce ne sono tante, ne pigliamo uno nuovo. Che spiritoso. Tanto guarda, finché quel poveretto sta così, io non lo lascio. L'hai trovato? Sì, ecco il termometro, l'ho trovato. Ma no, signore, questa è la penna B. Che ci metti? La penna ci metti? La penna B? Che gli misura la febbre con la penna? E allora il termometro? E ti ci sarai puliti i denti. Ma fatelo portare dal bureau, no? Ce l'avranno giù, eh? Ah, sì, buona idea, ecco. E io vado. E vai. Che ci hai pensato? Forse stanotte non torno. Ah, non torni? Già, sei proprio sicuro? E certo, quel poveretto sta così male. Ah, hai ragione, meglio che gli stai vicino. Stai tutta la notte però, eh? Perché? È perché la notte la febbre si alza, eh? Quando arriva a 40, gli mette le pezze bagnate in fronte, hai capito? Non lo lasciare solo, poveretto. Quello può essere pure che non ce la fa, eh? Non ti preoccupare per me, io dormo solo, mi arrangio. Ciao. Ho risparmiato pure il sonnifero, eh? E ora noi, signorina Stani... Cercava me? Ah, signorina, lo champagne. Il direttore dell'albergo ci ha voluto offrire lo champagne. Va bene, ma adesso venga subito, perché non c'è tempo, è gravissimo. È gravissimo, ma chi è gravissimo? Come chi? Angela Presto sta male, lei è la cameriera del piano, vero? Venga, ha dolori fortissimi, venga. Ma quale cameriere? Io sono Peppino! Che hai portato? Lo champagne, guarda che non serve, quell'uomo è intossicato. Ma questo è originale. Sta malissimo. Ma no, è l'ultima cura americana, la bollicina ne in bocca. Ne sei sicuro? Corruttino, come no? Oh, mamma mia, ma questo sta malissimo. Ma si vede, come no? Dobbiamo fare qualcosa. Come no, ma io ho capito. Gesù, adesso apriamo la bottiglia di champagne e ce lo diamo. Vuole champagne? Sì, come no, lo dice qua. Astranchat. Ma che leggi, che non vedi niente? No, lo champagne, Fammi sentire un pochetto, oddio, ma questo bollo, questo c'ha perlomeno 80. Ma non c'è niente da fare, questo ci lascia. Ma che dici? Sì, come no, è inutile che lei fa così, tanto ci lascia. Sì, ma piglia delle pezze bagnate, gliele mettiamo in fronte, no? Stia buono. Lo portiamo in ospedale? No, è meglio che sta qua. Dove? Nel bagno, là, in fondo, dove va? Nel bagno. Oddio, guarda come sta. C'ha la pancia che è dura, proprio, un tamburro qua. Ma così gli fa male? Ma adesso proprio... Non dovrebbe lamentarsi quando io faccio così. È aria, sì, questa perde aria, sì. Vediamo, dietro alle spalle ci fosse qualche perdita pure dietro. Io non ne capisco, mezzo. Ecco! Oddio santo! Peppino! C'ho la fronte fredda, sì. Gelata! La fronte è questa, quello sono i piedi! Ma sta molto male, bisogna portarlo all'ospedale. Sì, chiamiamo un'ambulanza. Sì, portiamolo in ospedale, lo so, ma io non conosco l'inglese. Come si dice che è avvelenato? Io non lo so! Come si dice? Non ti incazzare, io non conosco l'inglese! Ma non ti capisco! Madonna santa! Hanno bussato! La credi?
cretino che sei! E questo imbecille! Ma che fa? Lo picchia? Questo sta male! Ma no, io lo voglio fare in venire! Chiama l'ambulanza, va, telefono, corri! Corri, corri per l'ambulanza, corri! Oh. Vola, vola, hai capito? Fai presto! Lo sapevo, non ha trovato la porta! Ma l'ambulanza passano a due, passa! Avanti, su, ragioni, ragioni! Iani! Frei, Iani! Via tre, la dell'Ego Exo! Listen, Benny. Mio amico, I'm possessed. I'm possessed. I'm possessed. Clear, clear. No, ma dove? Non mi porto. Aspetta. Ma che aspetta? Sta molto male. Per favore, fate presto. Ma che fai? Mi tiri i miei piedi, pensi? Stava greco. Oddio. Aspetta, ma aspetta, dove mi portate? Un momentino. Ma no, qua c'è un equivoco. È il mio amico che si sente. Non sono io. Ma aspettate un momento. Un momentino. Però, Gligora, ti peri me. Sta pensonica a me. Solo il greco. Ah, perché secondo te gli asini parlano? E perché fra loro si parleranno? E allora diglielo tu di andare più veloce, tanto tra bestie mi capite. È carino qui, eh? Che nebbia che c'è oggi, non si vede niente. La nebbia? Ma quale nebbia? Ma che non ci vede? Sì, adesso so io che non ci vedo, certo. Ci sono tanti gradini da fare ancora, Piano piano. Ah, visto che è bello su, eh? Bellissimo. Ma che fa? Attenzione, signora, ma che vuole cadere? Ma voglio vedere! E che vuole vedere come si cade? E lì c'è il burrone. Ma quello che ha fatto tutte queste scale, il castello non poteva fare qua sotto. Sì, lo faceva in mezzo alla piazza, laggiù. Cretino, questa è l'acropoli. E che? Niente, l'acropoli. E chi ci abita? Un amico mio. Ah, ci ha invitato a pranzo? Sì, aspetta a noi per buttare la pasta. Ah. È morto 300.000 anni fa. Cammina, cretino. Peppino, Peppino! Ragioniere? Sì, mi dica. Ma dove sono Augusto e mio marito? Non lo so, io vado a cercarli, lei vada avanti con Angela. Grazie. E torno subito. Vieni, Fedora, attenta a non inciampare. No. Andiamo sulla spiaggia? Quale? Ma dove sta Augusto? Io non vedo non più lo nessuno. Non so, come è andato? Pure io, lo sto cercando. Tra le altre cose, mi fotto dalla paura. Eppure io. E qua mi pare una città di fantasmi, non c'è un'anima viva. C'ha ragione. Urss, contromaciste! Urss, imbecille cretine. Ti morzato. Mi vuole fare lo schizzo. Una paura. Urss, contromaciste. Piuttosto, invece di farlo imbecille, cerca di trovare Fedora. Che io devo vedere se posso fare qualcosa con Angela. Ci vanno le dragule. Che sono le dragule? Anzi, lo sai che facciamo? Ci giochiamo 2000 dragule. Ma che sono le dragule? I sardi grechi. Ah, le dracme. Se vinci te, non voglio niente. Se vinco io, mi dai 2000 dragule. Che vuoi, testa o croce? Io voglio la croce. Testa. Hai perso. Vabbè. Ecco le 2000 dracme. Avanti. Basta che trovi a Fedora. Ma perché vai camminando con sto coso in mano? Perché te la porti appresso? Pensavo che passavamo vicino al cimitero, così la portava zio Michele Squarciarelli. Ma come io vengo qua da zio Michele Squarciarelli al cimitero? Sono venuto a Rodio per trovare il cimitero. Cammina, va, cammina, va. Cammina. Fedora! Fedora! Pensa, Angela, queste colonne hanno più di 3000 anni. Ah, incredibile. Che bella giornata. C'è un sole così caldo. Ma riesci a pensare quante cose sono successe qui? E io penso che riesco anche a sentire le voci. La storia, che fascino. È
straordinario, ma è così pieno di magia questo posto. Andiamo fino alla sua a vedere cosa c'è. Ah, guarda, io mi sento proprio felice. Ci Mi sbaglio, principe, o lei mi segue? Beh, ho saputo che stavate facendo una gita qui e speravo di avere l'occasione di parlarle. Ma davvero lei voleva rivedermi? Oh, sì, io volevo dirle che è stato un colpo di fulmine. Io mi sono veramente innamorato di lei. Ma chissà quante mogli e concubine avrà. Chi, io? Ah, già, sì, certo. Ma mi creda, per lei sono pronta a ripudiarle tutte. Davvero lei farebbe questo per me? Ebbene, sì, per lei farei proprio tutto. Diventerei cristiano, le darei tutta la mia ricchezza e i miei pozzi di petrolio. Per la figlia di Giuseppe Zerboni farei questo e tutti altro. Per la figlia di Giuseppe Zerboni? Sì, per lei. Ho capito. Angela! Sì? Angela! Angela! Sono Angela. Qui! Ah. Eccomi, paparino. Angela, io fin dal primo giorno che l'ho visto mi sono innamorato di lei. Ma, sì, ma commendatore, lei ha aperto cosa il mio cuore, fa? No, commendatore, mi lasci! Passare, commendatore, Angela, mi lasci! Guardi là! Oh. Mia moglie, ferma! Li guardi? Augusto, li guardi! Ma che l'ha visti? È certo che li ho visti, non sono mica cieca. E adesso? Oh, sono delle statue bellissime. Ah sì, certo, signora, sono delle belle statue. Oh, guardi la perfezione di questo orecchio e questo naso greco. È brutto, però è conservato benissimo. Beh, deve avere almeno 2000 anni. Toc, toc, toc. Del bronzo. Hai sentito che c'è la testa vuota? Anzi, reggimi sto pacco, che quando ripasso lo prendo. Andiamo, Fedora. Un momento. Andiamo, Fedora. Attenta. Bellissimi. L'arte è arte. Bellissimi colori, eh? Li vedi i colori? Ma certo che guarda li vedo. Quello là quanto è bello, guarda. Attenzione che c'è uno scalino, eh? Sì. E guarda questo qua quanto è bello, guarda. C'è uno scalino. Scusa, non l'avevo visto. Guarda, che guarda quanto sono belle queste cose, guarda. I colori. Almeno i colori, li vedi? Li vedo i colori. Ecco, brava. Guarda questo qua, guarda. Ecco, guarda questo qua. Oh, senti, Augusto, senti. Comandi, commentatore. Ti devo dire una cosa, scusa. Vieni un momento. Che mi devi fare un piacere? Angela mi ha detto di sì. Tu mi devi liberare di Fedora stasera. No, tu hai capito male. No, io ho capito bene. Ti prego, falli il nome della vecchia amicizia. Niente da fare, io non ci penso per niente. Ah sì? Allora mi dispiace, ma io sono costretto a licenziarti. Allora, mi dispiace, mo lo dica a tua moglie. Vabbè, allora mi dispiace, ma io sono costretto a riassumere, va bene? Con l'aumento? Con l'aumento. E con la scala mobile? E la scala vai a piedi, vai. La scala in fronte, taro. Questa cuccia è davvero eccellente. Ah sì? Peppino, avresti dovuto provarla. Ma lo sai che non sto bene. Lei mi ha dato veramente un buon consiglio, sa? Augusto, ma come fai ad essere così informato su questa cucina tipica? Io modestamente nel mangiare c'ho urata. Prima ho visto un cameriere che lo portava. Mi sono avvicinato e ho detto che? Mi ha detto la cuccia. Ma che mi ha preso per cane? Che dito! Invece è abbacchio, che qui lo caricano da peperoncino e te brucia tutto. Ma è vero, eh? Io sto andando a fuoco. Che buon goccettino di vino. Non la fa bere perché mia moglie astemia. Non e bere. Invece un goccetto stasera mi va. Ma poi lo sai che ti fa male e ti gira la testa. Non ti sbagli, stasera ho voglia di divertirmi. Allora, dove si va di bello? Dove si va di bello? Non lo sai che stanotte sono stato male, no? E non... Ma allora non si va a ballare. Sì, portala a ballare, sì. Avanti, andate a ballare tutte e io la no? porto a ballare. No, sì, la porti a ballare. No. Allora, se permette, no, io la porto a ballare. Sì, sì. Io e Augusto. Sì, tu e Augusto. Beh, deve essere divertente. Come no, spiritosa. Allora andiamo. Arrivederci. Ciao, ciao. Buon divertimento. E tu, vai a letto, Sì, sì, vado a letto perché tengo i brividi. Secondo me mi sta venendo un po' di fretta. Sì. Perché non c'è pure lei? Ma lei. Che? Niente, asciugo del sudore. Andate. Andiamo. Sì, andate. Vedi quella dove va sbattendo. Fai attenzione. Scusi tante. Niente. Certo, se stasera continua così ce ne possiamo pure andare a casa. Sì, è proprio vero. Calma, sio, qui non c'è trucco e non c'è inganno. È un vero gioco italiano. Sarebbe la testa e la croce. Un gioco inventato alla Carbate. Sio. Puntate. Voi avete la testa e io la croce, senza trucco e senza inganno. Non bere più cocca che ti fa male. Guardi qua.
Croce, avete perso, sio, forza, coraggio, un altro giro. Non c'è trucco e inganno. Questa è sempre la testa e questa è la croce. Tira di più la fedora. Venghino, sio, appunti, sio. Mi scusi, signore. Non è permesso. Che? No, non è permesso. Io sto giocando qua perché... No, il regolamento lo vieta. No, signore. Se lei vuole giocare, si accomodi ai nostri tavoli. Ladies and gentlemen, please, go back in your room. Io voglio vedere, mutta con una fisciata in faccia. Ecco qua. Cin cin. Cin cin. E adesso andiamo a visitare Rodi di notte. Ah, che bello. Ma, commendatore, non aveva detto che si sentiva tanto male? Sì, ma l'ho detto per trovare una scusa con mia moglie. Ah. È impossibile portarla in giro. Fa fare delle figure. È una pazza. E poi non eravamo d'accordo di stare sole stasera? Sì, è vero. Però andiamo solo a vedere Rodi di notte, perché sua moglie non merita una cosa del genere. Sì, sì, Rodi di notte, per carità. Ma Fedora è mia moglie ancora per pochi giorni, sa. Sì, finalmente ci dividiamo. Finisce questa storia. L'ha capito, l'ha capito. Poverina. Beh, ma che poverina e poverina. Io sono anni che soffro in silenzio. Sì, ma adesso basta. Non ce la faccio proprio più, basta. No. Ci dividiamo. Ma perché pensiamo a mia moglie? Che ci interessa di mia moglie? Adesso pensiamo a noi, ma passiamo sì. Una bella serata. Oh, ti stiamo vincendo. Bravo. Senti, perché non proviamo un altro tavolo? Magari vinciamo. Quale, di quel più. Quel tavolo lì? Sì. Tenga, la mancì. Fedora, vieni, andiamo Augusto, a questo tavolo qua. Metti a sedere, stigo. Fedora? Fedora! Oui, madame. La signora sta con moi. Bon, monsieur, un banco d'un million. Vous pouvez jouer, monsieur. Un banco d'un million, oui, c'est ça. Alors, donne les cartes. Je donne les cartes, mesdames, messieurs. Découvrez vos cartes, madame, s'il vous plaît. Ah, quel dommage. Vous avez perdu, madame. La banque a gagné. La banque a gagné un million. Mesdames, messieurs, nous avons un banco de 2 millions. Deux millions. Oui, oui, 2 millions. Andiamo, Fedora. On peut faire, questo nuovo gioco per noi. Andiamo, Fedora. Cammina. Cammina. Je donne les cartes. Per un milione che sarà mai. Mettete sempre, che te come da voi fa le macelle. Découvrez vos cartes, s'il vous plaît. Se vuole faccio ancora in tempo, cambio le fisce e andiamo a ballare. Ma no, commendatore, fermiamoci un po' qui. Andiamo in tavolo, andiamo un altro tavolo e qui i soldi stanno a finire. Ma se abbiamo vinto tanto. Dopo andiamo a ballare, a ballare. D'accordo, camminiamo, camminiamo, sì, da questa parte. Io volevo andare prima a ballare, ma lei ha preferito venire prima sì, qua. Preferisco ecco, sì, giocare un ho po'. Ho cambiato pure, ci sono le fisce qua, eccole qua, le fisce. Permesso, vengo subito. Va bene. Cominci a puntare, Ma hai fatto perdere un milione. Ma che cos'è un milione? Io per guadagnare un milione mi ci vanno sei mesi. Come si fa? Pussa via, sa. Hai visto, ciccione? Che? Ma che hai fatto? Hai portato a mia moglie qua? Ma quella se si accorge che sto con Angela, succede uno scandalo. Quella se la diverte in macello, non può venire qui. E vabbè, andate in un altro posto, allo zoo, in un night, dove volete, ma non state qua. Portici a te a qualche altro posto. Non ci posso andare perché ci sta Angela laggiù che vuole giocare. E io pure non ci posso andare che non c'ho più una lira. Quella roba non avete, ma date a vedere come se la mangia. Ecco i soldi, ecco. Ecco. Va, sparisci, vai. Sparisci, sparisci. Fedora? Augustino. Mi fai provare a giocare con le macchinette? Con le macchinette? Sì. Vieni, vieni. Io ti faccio fare tutto. Metti la manina qua. Sì. Mo' più 10 draculette. Le metto qui. Tira! Ah. Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Guarda che fortuna! Guarda quante dracule! Quante dracule! Tieni! Tieni! Bella Fedorona mia! Guarda quante dracule! Sapevo non gli davo neanche una tracca. Oh, che bello. Oh, buonasera, principe. Lei compare e scompare come un fantasma. Stasera è una serata fortunata. Augusto. Bella Fedora. Voglio vedere champagne, la danza del ventre. Ma che strana combinazione. Eh già, che strana combinazione, che strana combinazione. Dove è andato? Ah, si metta pure seduto, prego. Mi stava parlando della sua terra. Sì. Deve essere veramente affascinante. Io non sono mai stata in Arabia. No. Spero di avere l'occasione di parlarne ancora con lei. Ma non credo, non credo, perché in questi giorni usciamo. Ci abbiamo tante cose da fare, quindi non è possibile. Ma lei non gioca? E no, perché io sbancherei il casinò. Poi farei torto al mio amico Kemal. Kemal? Ma chi è sto Kemal? Ma perché Kemal c'entra pure con la roulette? Kemal è Kemal, ha le mani dappertutto. Si capisce? Scusi, lei non gioco, potrei sedermi, vorrei giocare. Certamente. Scusi, Allora, buonasera, signora. Buonasera. Buonasera. Sì.
Ma quando mi ha antipatico? 30. Ma no, è tanto carino. Ma che carino, sta sempre in mezzo. Allora giochiamo? Io non ho più fish. Sì, cambiamo i soldi. 21. Altre fish, per piacere. Monsieur, 100.000 change. Grazie, grazie. Adesso vogliamo giocare? Dove puntiamo? Puntiamo, ecco, punti lei. No, punti lei. Decida lei, lo prego. Allora puntiamo insieme, eh? Benissimo. 22, rouge, père et passe. Ah, abbiamo vinto! Mi ha portato fortuna, grazie, grazie. No, questa vincita è mia! Ma no, signore, è mia, no, la prego! No, è mia, caro signore, ma è mia! Ma madame, monsieur, je vous en prie! Sono una signora. Monsieur dame, faites vos jeux. Si comporti da gentiluomo. Faites vos jeux, monsieur dame. Faites vos jeux. Les jeux sont frais. Rien ne va plus. Noir, vero, ah, 24, 24, ecco qua, 24, abbiamo vinto. Ecco qua, ecco. Grazie, grazie. Fais-vous-je. Posso puntare un po'? Come no? Fais-vous-je, 17. Speriamo che esca. Pensi, un numero che odiano tutti, a me porta sempre fortuna. Angela, finalmente. Ma che gli ha preso, commendatore? È impazzito, scusi. Ma cosa fa? È uno. È due. È tre. Mi lasci sti soldi. Mi lasci. Meno male che non mi sono ubriacata. Meno male. Io l'alcol lo reggo benissimo. E tu come lo reggi? Io de sta regge da un'ora, non la faccio più. Lo sai che quando bevo divento una birbona. Marcommendatore. Oh, oh. Marcommendatore, che dici? Niente, non lo sa. Lo sa bo che faccio? Te porto in camera e te fa una bella dormita. Che gli la faccio più. Yuhu! Quando va? Lasciala la 32. Che pista. Brutta. Pussa. Ma proprio a bimbe della cantasta croce. Non sapete. Oddio. Non me ne vado al cinema, non la faccio più. Peppino, dove sei? Allora era tutta una scusa il mal di pancia. Ma io lo so dove sei. Fedora, guaglioncella mia. Io non mi sono mosso di qua, sono stato sempre in goletta. Che dolore di panza, voi, che dolore di panza, voi. Fedora, vieni da Peppincello tuo, vieni da Peppincello tuo. Come mi dole la panza, voi. Peppino, per un attimo avevo pensato male di te. Mi perdoni. Oh! Che t'acce perdonare quando una donna è gelosa, segno che ama. Sì, ti amo. E poi stasera mi sento un friccicorino. Con Augusta siamo stati in un locale dove c'era una baiadera. Dovevi vedere come ballava. Venga, venga, signorina Stani. Adesso ci beviamo un goccetto così festeggiamo la vincita. Non le sembra che abbiamo già bevuto abbastanza, commendatore? Sì, ma un altro poco così, tanto per rinsaldare la nostra amicizia. Presto, presto, se no si fa caldo, presto, presto. Ma non c'è bisogno di spingere. Eh no, se no mi scappa il tappo. Mi scusi. Excuse me. Yes, please. When is the next ferry boat? The next one is 9:45. Per favore. Un attimo, prego. Ma è finita. Chi beve la scolatura è bello di natura. Ma io non posso più bere, mi farebbe male. Vabbè, ma va bene a me, però. Dammi quella. Adesso direi che è ora di andare a dormire, no, commendatore? Come mi hai capito? Mi hai tolto le parole dalla bocca. Io pure, io veramente non osavo, ma una volta... Ma, commendatore, che cosa fa? Andiamo a letto, no? Ma è impazzito! Perché? Perché non è possibile, lei è un uomo sposato. E beh, che mi frega che sono sposato? Mi divido, divorzio, a mia moglie la ammazzo! Come la devo ammazzare, così? Sì, ci mancherebbe altro. Su, andiamo, basta con gli scherzi. Ma sì, tanto il ragioniere sta all'ospedale.
Here you are. Mi dà la 529, sì, subito. Oh. Signore? 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 Mi stavo allacciando una scarpa. La sua chiave non c'è, non è su c'è. In camera. Sì, grazie. Fermi, fermi, per carità, fermi. Oddio. Non ci prova, amore. Scusate se vi state annoiando, ma io al cimitero ci devo andare per forza. Sino a zia Matilde è chiara, sente? Ma no, è stata un'ottima occasione per vedere dei posti bellissimi. Vero. Peccato che il commendatore e Pistilli non siano potuti venire. Peppino aveva un gran mal di testa. Eh sì, ha sbattuto contro un quadro. Guardate che meraviglia! Ma che meraviglia, quello è il cimitero. Ah! Oh! Oh! Ma ti pare questo il modo di frenare, Augusto? Oh. Oh, che male! Si è fatta male, Fedora? Oh. Ai, che male! Povera Fedora, tu adesso, Augusto, devi fare qualcosa. Io c'ho il sistema del medioevo, lo schiaffo prima e la spina levo. Lo schiaffo prima e la spina levo. Le ho fatto male, commendatore. Sì. Certo che tu, Augusto, non combini altro che guai. Un altro schiaffo con la manina e si leva l'ultima spina. No. Coraggio, stringi te. Meglio? No. Vado a prendere il taxi. Ecco. Fedora? Andiamo. Fedora? Mi dia la mano, su. Andiamo. Si sente meglio? No. Stia attento allo scalino. Oh, buongiorno, principe. È una combinazione oppure lei mi sta seguendo? Ah, no, non questa è una combinazione, Greta. Però scusi, adesso io ho molto da fare. Passerò più tardi in suo albergo. Ma non è contento di vedermi? Sì, certo. Sa, c'è una cosa che volevo dirle, però è un po' imbarazzante. Ecco, vede, siccome io sento una certa simpatia per lei, non volevo più mentirle. Io non sono la figlia di Giuseppe Zerboni, sono la sua segretaria. Pensavo che lei, sapendo questo, non si sarebbe più interessato a me. Minchia, che sfortuna! No, volevo dire... Come cosa, Curstos? Perdi tempo con le donne invece di lavorare al banco dei frutta. Voi italiani siete tutti uguali! Ma allora lei... No, un momento, che un momento. Che farabutto! No, Angela, che cosa hai capito? Scusa, scusa, stammi a ascoltare, senti. Ma no, un momento, non ti prego. Non voglio sentire e più ascoltami, niente. Ascoltami, no. 2102 e non c'è. 2103 e nemmanco qui c'è. 2104 e non c'è. 2105 non c'è, 2106 non c'è, 2107 e non c'è, 2108 e non c'è, 2109 e non c'è. Ma dove sta questo? 2110, 2111 e ne manco c'è, 2112 e non c'è, 2113 e non c'è. Oh, io mi sono stufato, non gli faccio più. Ah! Che le fa ancora male, tesoro? Oh, sì. Ma sto zio Michele, quando sta? Aiuto! Augusto! Che? Aiuto! Io si che? Date. Che? Cercate qualcuno? No. Cioè, stavamo a cercare un certo defunto Michele Squarciarelli, italiano. Non ci sono italiani qui. Gli italiani in diseppelliscono. Non so niente. Lascia la gamba. Lascia la gamba. Oh, lascia la gamba, 47 morto che palla, puzza via. O sai che famo, sto gatto, se o lasciamo a questo e se la squagliamo da là. Mi ha messo una paura quel cassa mortara, puzza via. Corri, Fedora, corri, Fedora. Oh, Dio. Oh, Dio, Dio, Dio. Oh, mamma mia. Oh. Ma che ha intruppato con me? Non ne parliamo, non ne parliamo. Ma adesso si sente un pochino meglio? È un poco meglio, grazie. Meno male, Oh, sti giornali tedeschi non ci si capisce niente. Oddio. Oddio. Buongiorno. Buongiorno. Che? No, niente, ho detto buongiorno. A me? Sta madre, ok, lei non mi dice buongiorno.
Hai capito? Bisogna fare l'eroe per conquistare le donne. Come si chiama quel tipo influente? Quel turco? Kemal. Come si dice in turco, cerco Kemal? Bakalabaka, kalabaka e Kemal. Kemal. Ecco, ecco, ecco. Scusi. Ecco. Sì, sì. Ecco. Kalamaka non Kemal? Kalamalaka non Kemal? Kemal? Conoscete Kemal? 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 Ah, gli dai da bere qualcosa al signore? No, grazie, io non bevo. Ma io non bevo. Assaggia prima lei. Bene. Bene. Buono, chi l'ha fatto? Papà. Ah, bravo papà, così lo fa papà, eh? Mamma mia, che è piazza del tuo mammilano? Good morning. Chi è? Che? Chi è? English? No, che English? Francese? No, francese. Americano? No, americano. Italiano? Italiano, sì. Io parlare italiano. Ah, sì. Tu parli italiano? Sì, bravo, sì, bravo, fa piacere. Ma questo che cos'è? Bagno turco. Ah, bagno sì, turco. Sì, bagno turco. Tu vuoi fare bagno turco? Io farei sì. Sempre bagno turco. Tu hai fatto il bagno turco? Muscoli, io sì, forte, vabbè, sì. Ma che mi importa a me, sì, scusa. Che mi interessa? Che... Tu vuoi fare bagno turco? Sì, ma quando dura il bagno turco? Mezz'ora. Mezz'ora? Davanti e di dietro. Ah, pure di dietro? Sì. Ah, sì. Vabbè, ma io vorrei pensarci un poco, sai. Tu spogliare. Sì, un momento, aspetta un momentino. Devi sì, spogliare. Ma non c'è un paravento, una no, cosa? Tu uomo, io uomo. Sì, sì, lo so, io uomo, ma tu turco, sì. Sì, io beh, vi conosco a voi. Sì. Vabbè, mi spoglio io, vai là, va. Stai sì. Comodo, stai comodo, eh. Sì. Mi spoglio io, non ti preoccupare. Ecco. Tirare giù i pantaloni, presto. Ferma, ferma, che tocchi, aiutare. Tocchi. Ma li lavo da solo! Io impaziente! Ma no, signore, che impaziente, che impaziente! Siediti. Io voler aiutare! Siediti! Sì! Mi tolgo io il pantalone! Sì! E Simon me lo va visto! Ecco! Tu guarda soltanto! E ora presto, venire qui! Sì, stai fermo. Fermo, non mi toccare! Sì. Cammino, se cammino io! Sì! Stai fermo! Ecco! Non me ne posso nemmeno scappare, quei lumi staranno aspettando fuori, oddio, oddio. Che sale? No, farina. Ah, bravo, fai fritto, bravo. Ecco, piano piano, piano. Piano, piano, la capa se ne cade. Ah, oddio, ah, oddio, ah, mi stai squartando, oddio, la panza, la panza scoppia, oddio, ah, Fare male? Oh, essere piaciuto? Sì, come no. Volere fare abbonamento? Ah, sì, mi faccio socio. Venire domattina alle 8? Sì, domani alle 8 sto qua, non ti preoccupare, aspettami. Adesso voltare? Come voltare? E perché? Ora tu rivoltare. Perché? Adesso dietro. Pure. Piano piano, capito? Piano piano che io soffro. Piano piano mi sì, hai fatto sentire sì, dolore prima. Stare tranquillo, non sto fare tranquillo, male. Sto tranquillo. Ah, ma Luke, a caboclaca. Mamma mia. E star armati che fa, chi è questo?
voglio essere quello che fare te bel massaggio di dietro. Sì, no. Essere quello che sistemare te. A me? Sì, ma no, signor. Buono. Io no. Avere vasellina. Non fare male. Ma forse, non ci siamo capiti. Ma io non ho bisogno di niente. Ma io sono sposato, che sa mi sengava. Ma no, signor, io sto pieno di dolore. Non mi sento mai che male. Aspetta. Non grida. Sto male. Cercavi Kamal? Kamal sono io. Ah, è lei Kamal. Io volevo parlare proprio con lei. Cosa volere? Io spero di averle spiegato bene quello che mi serve. Tu vuoi che io rapisce signorina, sì? E tu dopo la salva, tuo eroe, tu prendi in tue braccia. Tu a me piace, frrrr. Grazie. Io voglio pagare naturalmente. No, no, Kamal, non prende dinero. No. No. Che brava persona. Kamal gioca carte, bene. Vuoi? Parlare, prego. $1,000 sulla parola. Ok, parola. Che mal si fida. Dopo, dinero. $2,000 sulla parola. $2,000. Che mal come prima. Che mal dice... Dice... $5,000. Visto. Sì. Che mal $10,000. Tutto. Guarda tua carta. Poker di K. Ho vinto io. No. Aspetta, Kamal scopre sua carta. Poker di Assa. Vede? 4. Ha vinto Kamal. Ha vinto Kamal, Kamal. Kamal vince sempre a gioco. Qualcosa non va? No, va bene, va bene. E come no? 1, 2, 3, 4, 5. Bene, bene. Kamal ora ti può anche ridare denaro. Ah, sì? Ma per avere denaro devi giocare gioco di moneta. No, il gioco della moneta lo conosco. Lo fa un mio amico, come no? No, tu giochi alla moneta. Sì. Oh. Tu cosa vuoi, testa o croce? La croce, sempre la croce posto. Kamal tiene in mano denaro. Cosa pensi tu, sottesta? Per te? Cosa penso? Testa. Intelligente, molto intelligente tu sta, molto. Sì, la sua molto. Testa. Mi scusi tanto, quel lavoro è sempre gratis. Cosa gratis? Il rapimento della signorina. Oh, sì, che male, una parola, che male onesto. Come no? Ragioniere, che va? Niente, è stato un momento di abbandono. Cerchi di controllare. Ma con lei davanti è difficile. Ma siamo qui? Ah, adesso che ci sono le scale, aiuto Fedora a salire. Io... Vieni, Fedora, appoggiati. Questo posto è incantevole, non ti pare? Ma che fai? Una guarda in pace, una donna. Appoggiati pure, altrimenti cade. No. Senti, ma che po'? Ma come il commendatore ne ha voluto venire? E che ne so, mi ha detto che c'era da fare. A me mi sa c'è qualche movimento all'hotel. A te a fare tu anzi di sa fa, guarda che quello ti caccia via, te lo dico io. Mi caccia via. Sì, se no te faccio caccia via io. Che fa pure la spia. Che bello! Io vado qua! Io do un'occhiata qui intorno. Oh. Oh, che bel fiore! Fedora? Permettere scusi? Sì. Portare io da Fedora. Ah, grazie. Prego. Da che parte è andata? Oh, mi lasci! Mi metta giù! Ci sarà il pollo, le patatine, lo yogurt. E poi a me che me frega, scusa, A Starbergo sempre il pollo, le patatine, lo yogurt. A me ste passeggiate mi mettono una certa fame addosso. Se pare che non c'hai fame. Dici. Ma queste non so io. E che ne so? Boh, io ne vedo. Dove sta? Eppure dovrebbero essere da ste parti. Angela? Fedora? Oddio! Aio! Anna i turchi! Dove ci portate?
perché li hanno rapiti a tutti? Forse Kemal non ha capito. Ci violentano pure a noi. Dire verità, perché voi pirodi? Siamo in gita di piacere. Parlare. È la verità, è vero. Parlare. A me da sto momento non mi chiedete più un cavolo. Domandate tutto a lui. Io non so niente, è la verità. Siamo qui in vacanza premio. Che bel premio che ci hanno dato. Che succede? È arrivato Peppino. Peppino! Forse ci salva. Il commendatore! Forza, commendatore! Idea combatte di confine! Mi rompa! Mi spacca in quattro! Commendatore, forza! 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 Vince! Quasi! Attento, commendatore! Oddio! Ma che stiamo a fare la corita? Forza, commendatore! Forza, commendatore! Peppino! Commendatore, forza! Ma questo non era nei batti! Fanno bene a menà! Hai sentito? E allora ci ha fatto una pillui! Che stronzo! Aiutatemi, non ce la faccio! Chieter Artic, Bracken! Ma fammi capire, ma perché non rispetti i patti? E io? Io non li rispetto perché ho saputo. Ho saputo che sei di gruppo che sta cercando Michele Squarciarelli. Cosa vuole voi di Michele Squarciarelli? Io sono nipote. Mia zia Matilde mi ha dato una pianta di cactus per portarla sulla tomba di mio zio che è morto qui a Roti. Tu sei Gustarello, allora? Sì. Come ti sei fatto bella, Gustarello? Vieni qua che t'abbraccio. Sto fedendo mi ha fatto vestu uofo nei mazzati. Come ti sei fatto bello, bello del zio. Azzi. Ma fammi capire, è venuto un soldato amico tuo, ha portato un documento a zia Matilde che diceva che te eri morto. Quanto pianzi! Augustere, ma pure qua si fanno i documenti falsi, è mica solo a Roma. Augustere, io qui faccio la vita del nababbo, sono un signore. Se vengo a Roma, bello di zio, me carcerano, me mannano a Regina Celi, me mannano, ha capito? Io qui sono una potenza, mi sono rifatto un volto. Anzi, ma fammi contento, vietene a Roma un'altra volta. Lo sai come stiamo bene io, te e zia Matilde? Lo sai che bel quadro che fa? Piuttosto, com'è diventata zia Matilde? Si è distrutta, povera donna. È arrivata a 120 kg. Poverella, ti ricordi come te volevo bene da ragazzino? Te compravo sempre le caramelle. A chi? A me. Ma ha comprato una caramella quando c'avevo 2 anni e mezzo. Ma ero povera allora, non c'avevo una lira, non c'avevo. E adesso che sei ricco, vietene a Roma un'altra volta. Augustaretta, voglio dare una chance. Fammi il gioco della moneta, così decidi il destino. Se vi a testa rimango, se vi a croce vengo a Roma con te. Ole, Augustare, indovina che te. Testa. E te che ne sai? Sto gioco mi ha insegnato lui. Come sei intelligente. Hai preso da zio. Augustare, ma ricco manno, a zia gli di niente che so vivo. Io la spia non la facetti mai. Questo è il gioco che tu fai con me, eh? Testa e croce, testa e croce, testa e testa. E un'altra testa sei tu e te la mangio. Mangialo, mangialo. Oh, guarda che sulla sedia ti ho lasciato un pacco che devi portare a Roma, per te e per zia Matilde. È una cosa tipica di qua, è roba buona, capito? E ricordate che io ve penso sempre. Ci pensi? Pensa di mandarmi qualche lira, zietto. Commendator Zerboni? Eh? Le devo dire una cosa molto importante. Dica, signorina. Lei mi può anche licenziare, perché io a Roma non ci torno. E ci mancherebbe. Signorina Angela! Signorina Angela! Signorina... Oh.
Beh, ci vediamo. Il commendatore gli ha regalato una scatola piena di cactus. Oddio, ragioniere, mi aiuti. Il commendatore, ho le mani impegnate, non posso. Ragioniere, mi aiuti. Andiamo, caro. Augusto, Augusto, aiutami. Peppino. E voi, Fedora? Peppino, perché urli tanto? Ma niente, c'è uno stronzo che galliccia. Andiamo in camera, Fedora. Sì, Peppino. Andiamo cinne. Vacanza del cactus.